Tac, tac. Ma vai ancora a giocare a calcetto, Carlo? No, basta. Basta, hai abbandonato. Sì. Hai preso le scarpe. Palestra e basta, sì. Palestra, si vede con un fisico così. Mi tuca, se no. Esatto, inizio in forma. Sì, con di Fiulen, bei attivi, per ormai, forza. Ormai la quarantina, tre passato un po'. Sono sui 50, 50 anni. 50 anni sono. Stanno forse settembre, 50 anni. Ti porti bene però, dai. Sì. Siamo a Fiulette, ti sembri un giovanotto. Ciao, cominciamo. Sì. Carlo, ti cedo il ciak. Okay. Punta bene in camera. Alza, ciak, buona la prima. Ciak, buona la prima. Grande Carlo. Allora, oggi il nostro ospite, Carlo Ferrari, del Toon Shop Ferrari, del centro commerciale Castello, che è qua per invitarci ad un evento che si terrà di fronte al suo negozio e a quello di tua sorella, sì, Debbie's. Si farà questo evento venerdì 7 e sabato 8 aprile ed è un evento solidale, quindi se ce ne vuoi parlare. Sì, completamente solidale, perché è praticamente un evento che nasce sempre da quello che noi abbiamo supportato, che è la Fondazione Contessa Lene Thun. Questa fondazione che nasce nel 2014 da Thun, da una sua intuizione, tra l'altro ci ha toccato particolarmente, perché? Perché abbiamo visto veramente cosa fanno. Praticamente hanno iniziato con questa intuizione della ceramicoterapia, che è proprio quella di usare come terapia, ma sono da imbala. Qua è buona la prima, quindi che me la dannasse, mi dispiace per te. Niente, l'intuizione di Thun è stata quella proprio di creare questi laboratori negli ospedali, okay, nei reparti di oncologia pediatrica, e hanno scoperto anche che usando questo tipo di approccio, esatto, con i bambini, che è una terapia ricreativa, modellando l'argilla. Okay. E hanno visto proprio che i bambini, i ragazzi, comunque, esprimendo la loro creatività, e appunto esprimono oltre alla creatività anche la loro emotività, comunque mettono in secondo piano la malattia, si divertono comunque a fare questi modelli, pitturano, decorano, e quindi insomma è stata veramente una cosa toccante e quindi positiva, sì, e sì, l'hanno portata avanti. Infatti sono già a 33 ospedali. Oh, hanno insediato questi laboratori in 33 ospedali e anche due in Europa. Anche all'estero, quindi insomma sta andando molto bene questa iniziativa. Logicamente hanno un costo enorme questi laboratori, e allora devono comunque per forza continuamente, costantemente attuare delle raccolte fondi. Noi siamo sempre stati in prima linea, siamo associati all'ospedale neurologico Carlo Besta di Milano, dove già infatti anche nel 2018 abbiamo fatto un evento che avevi anche Castello, ripreso, sì. Che lì si trattava di sfilata, però è stata una raccolta fondi veramente importante. Soprattutto poi Sant'Angiolini nel territorio hanno risposto benissimo e siamo stati veramente felici. E lo stesso la fondazione. Poi dopo logicamente il periodo Covid ha spazzato via tutta la volontà di fare qualsiasi evento, e adesso lo stiamo riprendendo con questo evento, okay, che sarà venerdì e sabato, dove ricreeremo un prato al fuori dai due negozi Toon Shop. L'evento è un picnic, picnic solidale. Ricreiamo questo prato fuori dai due negozi del Toon Shop e Debbie's Creation, e i ragazzi, i bambini saranno seguiti per decorare lì dal vivo dei oggetti ceramici, che sono tipo degli ovetti, dei fiori, dei coniglietti, che poi possono portare a casa anche una piccola donazione, e ci sarà tutto anche il kit, anche volendo, per chi vuole anche donare qualcosa in più. E insomma, sì, sì. Quindi tutto il ricavato di questa iniziativa andrà alla Fondazione Lene Thun, Contessa Lene Thun, per sostenere quelli che sono i laboratori che vengono realizzati nei vari ospedali oncologici, giusto? E di reparti di oncologia pediatrica. Infantile, sì. Quindi alla fine si fa comunque del bene a dei bambini che ne hanno veramente bisogno. Esatto, il nostro obiettivo è sempre stato quello. Anche i negozi, infatti, durante tutto l'anno, il negozio, poi la cosa bella che fa Thun è che
dà sempre qualcosa in cambio. Infatti abbiamo anche dei braccialetti, anche con un semplice 1 euro, ad esempio, che è quello simbolico, si chiama Filo d'Amore, sì, che tutto l'anno quello lì viene distribuito nei negozi e va, è completamente donato a loro. Quindi è una cosa, insomma, che è costante e continua, anche perché i laboratori hanno un costo enorme per essere mantenuti, sì, perché là ci sono degli operatori che sono degli angeli, veramente, seguono i bambini, li fanno perdere via e la reazione, proprio l'organismo, vedi proprio che reagiscono in una maniera diversa alla malattia, comunque al pensiero di averla, a altre mille cose che gli sono capitate, insomma. Diciamo che li aiutano a non pensare, esatto, a ciò che di brutto purtroppo, esatto, li opprime. Ok, quindi non possiamo far altro che invitare tutti, con bambini a seguito logicamente, esatto, bambini, ragazzi, a venire venerdì e sabato, venerdì 7 e sabato 8, presso la galleria del centro commerciale Il Castello qua a Sant'Angelo, e venire a partecipare a questo bel laboratorio e magari anche a lasciare una piccola offerta per aiutare questi, speriamo, bambini in difficoltà. Che vengono numerosi, e ne approfitto anche perché lì nel centro poi lo stesso sabato c'è anche l'apertura dell'uovo gigante che tutti gli anni, sì, sì, a Pasqua lo esponiamo, e poi viene distribuito il cioccolato gratuitamente, e ringrazio anche comunque la cooperativa Alveare che mette a disposizione una ragazza che abbiamo tanto bisogno anche di volontariato per seguire comunque, si spera, anche la massa di bambini, perché da gestire, come sapete benissimo, non è sempre... Io ne so qualcosa. Ecco, bravo, infatti. e quindi dai, speriamo bene che sia un evento. Se riesco, porto tutto il mio equipaggio. Ben volentieri. E veniamo a trovarti. Ben volentieri. Carlo, io ti ringrazio tanto. Grazie e a te. Infatti, bocca al lupo per questa bella iniziativa. Viva il lupo, però un ringraziamento te lo faccio anche a te, perché ti seguo da sempre, lo sai, ma da spazio in una maniera così, un po' più anche, vogliamo, che va divertente e entra più nel cuore della gente, è un grazie a te. Va bene? Grazie mille, Carlo. Niente.